Nonostante tutto, questa settimana siamo tornati a parlare di Next Gen. Tra dubbi e incertezze sul futuro, Microsoft ha deciso di spingere sul pedale dell'acceleratore, concedendo alla stampa specializzata un'anteprima in-depth della sua prossima console, Series X, e Sony ha risposto al fuoco quasi immediatamente, tornando a parlare di PS5 in un panel online durante la GDC. Anche se mancano ancora parecchi mesi all'uscita ufficiale dei nuovi hardware, previsti, salvo ritardi, per la fine di quest'anno, possiamo iniziare a tracciare una prima mappa di quello che sarà il futuro del mercato videoludico e cercare di capire come si stanno muovendo gli equilibri al suo interno. Prima di parlare di teraflops e mega fail, però, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele e mi piace discutere con voi di videogiochi. Vi aspetto nei commenti. La guerra è cambiata, ma neanche troppo. Se un tempo la console war si combatteva a suon di bit, rigorosamente a multipli di 8, due decenni dopo è la matematica a farla ancora da padrone. Al grande pubblico sembra interessare esclusivamente la potenza bruta, incarnata in dei numeri di facile comprensione. Quindi ben vengano i teraflops di compute units. Nessuno sa a cosa servano, l'importante è rendersi conto che Xbox Series X ne ha 12, mentre la PS5 solo 10,3. Ma quindi Sony ha presentato una console già sconfitta in partenza? Andiamoci piano. Storicamente la potenza bruta non ha mai rappresentato un fattore determinante per il successo di una console. Esempi perfetti sono la PlayStation 2, la console più venduta di tutti i tempi, che ebbe come rivali diretti due hardware ben più potenti, il GameCube e l'Xbox. Uguale, ma in senso contrario, la sconfitta della PSP nei confronti del DS o anche la recentissima Xbox One che non ha saputo imporsi sul mercato. Quindi cosa determina la buona riuscita di una console? Beh, sicuramente non esiste la formula magica per garantirne il successo, si tratta più di un insieme di fattori. Si va dai servizi offerti, il parco titoli messo a disposizione, prezzo proposto al consumatore, ma anche e soprattutto la capacità di pubblicizzare adeguatamente il proprio prodotto. Ora come ora, tra le mani abbiamo ben poco, ma si può affermare con tranquillità che Microsoft si sta muovendo decisamente meglio di Sony nella promozione della sua next gen. Questo perché il periodo di transizione è stato sfruttato a dovere, lasciando meno tempi morti possibili. Partendo dalle 3 2019, la casa di Redmond ha iniziato da subito a dare punti di riferimento realistici alla sua utenza. In estate abbiamo scoperto che la next gen sarebbe arrivata durante le vacanze natalizie del 2020. Pochi mesi dopo, ai The Game Awards di dicembre, abbiamo avuto il reveal ufficiale della console, con tanto di nome e form factor, e oggi sappiamo tutto della tecnologia che la anima e l'abbiamo vista in azione, anche se solo con delle demo tecniche. Inoltre, il team, capitanato da Phil Spencer, ha una visione chiara della direzione che prenderà il gaming e continua a rassicurare il suo pubblico ponendo l'accento su feature importanti come Project X Cloud, il Game Pass e la retrocompatibilità. Tutto questo si inserisce in un percorso di redenzione che ha costretto Microsoft a rivedere pesantemente la strategia riguardante il brand Xbox, compresa la One e il suo successore. Sony, dal canto suo, sta seguendo una parabola inversa e, da consumatore, la sensazione è che si sia fatta prendere controtempo da Microsoft. La conferenza Road to PS5 ne è il perfetto esempio. I 52 minuti di presentazione tenuti da Mark Cerny si sono rivelati una sequenza di slide incentrate su temi molto tecnici rivolti ad un pubblico specializzato. Senza aggiungere nessuna reale novità o facendo definitiva chiarezza su alcuni argomenti che lasciano perplessa la fanbase, come la retrocompatibilità, l'appuntamento ha deluso i più, soprattutto quelli che si aspettavano un reveal in grande stile per rispondere a tono a Microsoft. È vero, la GDC, la Game Developer Conference, è una manifestazione pensata per un pubblico di sviluppatori, quindi ci sta che il Road to PS5 fosse pensato non per il grande pubblico, ma allora perché promuovere l'evento in grande stile con tanto di rilancio sui social e premiere mondiale in streaming? Questo è un autogol a livello comunicativo, soprattutto se si pensa che alla fine l'unico messaggio che farà breccia nel cuore della massa è che PS5 ha meno teraflops di Series X. Se da una parte, almeno in teoria, Sony si sta muovendo bene nella progettazione del suo hardware, dando spazio alle giuste tecnologie come l'implementazione degli SSD e il ray tracing, a livello comunicativo non ci siamo proprio. Si potrebbe avanzare l'ipotesi che il ritardo nella tabella di marcia sia dovuto alla pandemia che sta affliggendo l'intero pianeta, ma i primi segnali di cedimento si sono già visti in tempi non sospetti, con l'imbarazzante reveal del logo. Ora, il motivo dietro a tutto questo non ve lo so dire.
anche se il recente abbandono di Sean Layden potrebbe far pensare a qualche lotta intestina all'interno dei ranghi Sony. Risulta utile però riflettere sulle possibili implicazioni di un atteggiamento del genere, prendendo sempre come esempio il passato. Sony ha tra le mani un brand fortissimo e lo dimostra l'attenzione che ogni piccolo reveal riesce a catalizzare su di sé. Però quanto può tirare la corda prima che si spezzi? Con le dovute proporzioni possiamo fare un paragone con il passaggio da PlayStation 2 a PlayStation 3. Nonostante giungesse dopo la console più venduta di tutti i tempi, PlayStation 3 ebbe parecchie difficoltà a fare breccia nel cuore degli appassionati. Questo per vari motivi: un prezzo di listino esagerato, un hardware complicato che rendeva difficile la programmazione anche di semplici multipiattaforma, l'incapacità di cogliere la palla al balzo sull'online play, ma anche e soprattutto il ritardo colossale rispetto a Xbox 360, che sfruttò i primi mesi di vita della console senza competitor per iniziare a installare una base di unità importante. L'atteggiamento arrogante de "la next gen inizia quando lo diciamo noi" ebbe ripercussioni terribili sul ciclo vitale di PS3, che è riuscita a pareggiare i conti con Microsoft solo verso la fine della generazione. Quindi, per quanto riguarda PS3, se non possiamo parlare di fallimento assoluto, sicuramente ci troviamo di fronte a una delusione relativa. Tornando ai giorni d'oggi, non voglio dire che Sony sia già spacciata, ma piuttosto che, nonostante PS5 sia chiaramente la gallina dalle uova d'oro, a questo punto Series X può tranquillamente ritenersi pronta a partire nei migliori dei modi e mettere in crisi lo pseudo monopolio che ha caratterizzato la corrente generazione di home console. E Nintendo? Beh, Nintendo è un discorso a parte. Poracci, vi aspetto nei commenti. Series X o PS5, soddisfatti o delusi? Ci vediamo stasera in live per provare Animal Crossing. Io sono il Poro Michele, dalla Next Gen, ciao!